Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 9. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di mio podcasting, stagione 9 e puntata numero 100. Dunque, in questo episodio parleremo di Le Soucoupes Volantes del 1965. Il link lo trovate in descrizione di questo file. C'è un documentario in francese su il libro Soucoupes Volantes, quindi Oggetti Volanti del 1965 di Aimé Michel. Dunque, che cosa vi posso dire? Praticamente Aimé Michel era un ufologo francese che nel 1965 scrisse e produsse, diciamo, un documentario di ufologia classica ad approccio razionalista. Ci sono degli elementi positivi e degli elementi negativi. Dunque, quello che vi posso star dire rapidamente, se siete interessati potete cliccare in descrizione dove troverete la mia bloggata, oltre alla possibilità di scaricare e leggere in lingua originale in francese il libro L'Air sulle Soucoupes Volantes, un libro del 1954. Dunque, oggi sappiamo, grazie alle scoperte degli esopianeti, che anche le stelle nane rosse hanno esopianeti, i quali possono orbitare in zona abitabile. E le nane rosse hanno un ciclo di vita solare molto lungo e potrebbero sostenere la vita intelligente nel proprio sistema solare per molto più tempo delle stelle nane gialle, che hanno un ciclo di vita più breve. Nell'inchiesta del 1965 non è difficile individuare delle patacche, come ad esempio la presenza di ebe con i tentacoli. Inoltre c'è da dire che nel documentario è comunque interessante da visionare, perché per valutare gli UFO shape immaginari, frutto del livello di isteria collettiva del 1954, quindi è interessante per vedere appunto qual era il livello di isteria del tempo. Il documentario è in francese, ma comunque per chi ha skill linguistici adeguati lo può fruire. Inoltre ci sono tracce di operazioni dei servizi segreti tramite i mass media per intrafottere l'informazione a causa della guerra fredda, dando probabilmente copertura a velivoli ibridi del più leggero dell'aria e a prototipi tattici ad elica intubata, schermandoli e mascherandoli dentro il mito degli UFO. Il documentario, quanto il testo, diciamo, sono materiali interessanti da andare a leggere e a fruire, per quanto ci sia da dire che, ad esempio, c'è un meritevole spunto paleofologico nel documentario sul caso di Norimberga del 14 aprile 1561, quanto del caso di Ezechiele ed Elia nella Bibbia, e quindi sono ottimi spunti paleofologici che c'erano già nel 1954. Ora, nel 1955 i fisici Emilio Segre e Owen Chamberlain scoprirono l'antiprotone. Nello stesso anno del documentario, quindi praticamente nel 1955 era nota l'antimateria, perché prima scoprirono all'interno di modelli matematici, e successivamente nel 1965 al CERN di Ginevra fu creato il primo antideuterio, per cui l'affermazione perentoria nel documentario del 1955, che fu fatta da un radioastronomo e da un astronomo, spacciata, diciamo, in televisione sull'inesistenza di fonti di energia, che non potevano esistere fonti di energia più potenti della fissione nucleare, è un'affermazione che all'epoca era già falsa, diciamo,
già nel 1965, dato che nel 1965 a Cervi Ginevra fu creato l'antideuterio, era già un'affermazione falsa nel 1955, perché appunto Emilio Segré e Owen Chamberlain scoprirono l'antiprotone, e questo lascia intendere che appunto la disinformazione che presunti esperti o gli esperti davano nel 1950 e 1960 sugli UFO erano palesi, e quindi DAUT c'era evidentemente del cover up da spacciare. È interessante il libro da leggere, in francese L'Air sulle soucoupes volantes, perché nonostante sia un libro del 54 ed abbia tutti i limiti del caso, diciamo difetti anche di una visione assente di tipo paleofologico sul fenomeno, è comunque interessante da leggere, perché ha un approccio sugli eventi UFO per casi singoli, quindi ogni singolo caso viene analizzato e valutato. Purtroppo in ufologia spesso i fatti si confondono con le opinioni, di conseguenza bisogna passare da una valutazione il più possibilmente razionale del caso. Quindi nel complesso, ecco, il libro L'Air sulle soucoupes volantes del 1954 è un interessante testo ufologico ad approccio razionalista da leggere ancora oggi, però solo per informarsi su alcuni casi di avvistamenti svolti nel passato nel 1954, perché per il resto, ecco, non va bene, dato che in un anno, soltanto in un anno, non erano sufficienti per inferire una serie storica di un anno o di qualche anno per poter inferire eventuali esopianeti di partenza, diciamo. Perlomeno ci vuole almeno 50-60 anni di serie storica. Ok, per questa puntata è tutto, se ne volete approfondire potete andare a cliccare in descrizione dove sarete catapultati alla mia bloggata. Ciao, alla prossima!